Il tour del candidato alla presidenza della Regione Liguria e sindaco di Genova, Marco Bucci, fa tappa a Bordighera. Ho avuto un'operazione chirurgica all'inizio di giugno e sono stato in ospedale parecchio, sono stato ricoverato 6 giorni e poi dopo per la radioterapia, la fisioterapia e tutto il resto, praticamente agosto e settembre tutti i giorni al mattino ero in ospedale. E io vi assicuro che quando sei a letto, no? Subito dopo l'operazione, insomma quando sei ricoverato, c'è il personale infermieristico che fa alcune cose importantissime, dal servizio più banale a quell'altro forse più impegnativo, e sono capaci di trasformare una brutta giornata, che sei in ospedale non è certo una bella giornata, una giornata molto meno brutta. Questo effetto che c'è direttamente sul paziente migliora nettamente la qualità di vita, anche in una situazione difficile. Quindi non dobbiamo sottovalutare che tutto il personale medico, cioè dal primario ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, tutti quanti nella catena, devono dare il meglio per veramente alleviare le sofferenze dei pazienti. E se riusciamo a motivare le persone nel modo giusto, che è quello che vorremmo fare, noi veramente facciamo un salto di qualità in termini di soddisfazione del non più cliente, ma paziente. E come si fa a motivare in modo giusto? Certamente la parte economica è importante, ma non è solo quella. Oltre alla parte economica bisogna mettere anche la visibilità, bisogna dare alle persone la visibilità nell'ambiente. Bisogna dare gli strumenti di carriera e passaggi di carriera, ovviamente per chi se lo merita, però queste cose devono essere disponibili. Bisogna costruire un welfare importante, ad esempio i turni ospedalieri che dalle 7 di mattina alle 2, se vai a cercare un asilo nido che riprende il bambino alle 7 non lo trovi. Quindi allora bisogna fare gli asili dentro gli ospedali, bisogna fare un welfare come nelle aziende e metterlo anche negli ospedali per consentire alle persone di avere una qualità di vita migliore. E quindi se hai le persone motivate, alla fine è un miglior servizio nei confronti dei pazienti. Questo è uno degli obiettivi principali che metteremo in atto nei prossimi 5 anni. Il sistema di accreditamento funziona, bisogna essere capaci a farlo funzionare. Questo è un bel esempio e vedremo poi, in funzione delle necessità che ci saranno, se è necessario fare altri accreditamenti o no. Però questo, quello che conta è che in questo caso ha funzionato benissimo, quindi di qua non si torna indietro, anzi si va avanti. Beh, per il Ponente il grande impegno è sulle infrastrutture, perché il Ponente ha problemi di muoversi e questo vale non solo per i cittadini, vale per i turisti, vale per le imprese, vale per le aziende, vale per tutto. Quindi l'infrastruttura è necessaria per poter fare una vita di alta qualità e noi lavoreremo molto sulle infrastrutture. Dopodiché l'infrastruttura è necessaria anche per l'entroterra. Sono stati fatti molti finanziamenti in passato e noi continueremo a fare ulteriori finanziamenti, perché l'entroterra è un posto di altissima qualità di vita, dove tra l'altro abbiamo persone dall'estero, Germania, Olanda, eccetera, che vengono a vivere qui da noi. Quindi di questo ne siamo molto felici e contenti, e ripopolano i paesi che una volta avevano invece tendenza ad essere spopolati. Quindi è un grande vantaggio per l'entroterra. Aiuteremo anche tutti i giovani che vogliono restare nell'entroterra e i negozi che vogliono restare aperti. Questi saranno aiutati con un programma specifico di 5 anni di affitto gratuito e l'esenzione completa dall'IRPEF regionale. Quindi queste sono scritte nel programma, queste cose le porteremo avanti. Abbiamo avuto un'esperienza ottima dentro al centro storico di Genova, dove abbiamo fatto un bando per 5 anni di affitto, abbiamo aperto 120 negozi nuovi. Quindi è una cosa che funziona, la gente sente queste cose, è un vero aiuto e tra l'altro, detto sinceramente, non ci costa nemmeno tanto. Quindi voglio dire, avanti così. Sul Ponente vorrei dire ancora che ovviamente l'alta qualità di vita prevede anche alti servizi. Non possiamo pensare di mantenere alta qualità di vita se i servizi non sono all'altezza della qualità di vita. L'ho parlato ovviamente dell'infrastruttura per muoversi, ma c'è anche il discorso della sanità, è importantissimo, quindi noi vogliamo che la sanità nel Ponente sia ad altissimo livello. Certamente non seconda a nessun'altra sanità, non voglio dire solo italiana, voglio dire europea, perché noi in Italia abbiamo delle cose che funzionano benissimo, solo che non lo diciamo mai, e invece dobbiamo avere il coraggio di dirlo e soprattutto di imitarle, perché se queste cose funzionano bene, dobbiamo fare in modo che anche tutte le altre funzionino bene. Ovviamente gli ultimi cambiamenti dei venti, diciamo, e del mare hanno prodotto danni ingenti, perché ovviamente la Liguria storicamente proteggeva un certo angolo di vento. Oggi vediamo che c'è un angolo di vento scoperto che invece può diventare pericoloso, quindi è necessario prevedere un piano di difesa di tutta l'area costiera, soprattutto nelle spiagge che sono molto più sensibili all'erosione, che noi invece curiamo in genere con rifacimento, che però poi la stagione dopo non c'è più. Invece dobbiamo curarle con opere infrastrutturali, così quando fai il rifacimento una volta sola poi dopo rimane. Questo è il messaggio importante che vorrei dare, e abbiamo in programma un piano di tutta la riviera Ligure, che va da Ventimiglia sino alle Bocche di Magra, perché tutta
tutte le aree di spiaggia hanno bisogno di protezione, le aree di roccia molto meno, ma anche quelle talvolta, guardate cosa è successo al cimitero di Camogli, non so se lo sapete, ma è precipitato, quindi bisogna stare a controllare tutte le aree che sono soggette a erosione, perché i venti cambiano e noi dobbiamo adeguarci. Qui cerchiamo di accelerare il più fretta possibile, ma non si può andare oltre un certo limite. Il progetto vero è quello della ridondanza, ovvero sia per andare da A a B in tutte le nazioni, tipo ad esempio gli Stati Uniti, eccetera, ci sono sempre almeno due percorsi differenti, a parità di tempo ovviamente, okay? Ecco. Quindi se hai due percorsi differenti puoi fare manutenzione su uno e sull'altro ancora viaggi e viceversa quando c'è bisogno di fare manutenzione. Noi qui abbiamo dei percorsi da A a B, potrei citare 100 esempi, dove c'è solo un percorso e non c'è alternativa, se devi fare manutenzione devi per forza sbarrare una corsia o lavorare di notte, eccetera. Quindi noi abbiamo intenzione di fare parecchi investimenti in infrastrutture, non solo il raddoppio del treno, non solo tutta l'Aurelio Bis, ma anche l'autostrada Lumenga-Calcare-Fredosa, che sarà un'altra autostrada importantissima, proprio sul confine, un po' in Liguria, un po' in Piemonte, ma siamo già d'accordo con la Regione Piemonte che è un investimento che va fatto. Questo porterà un aiuto enorme all'autostrada sulla costa. Io mi sento sindaco perché lavoro come fanno i sindaci, che sono tutti, ce ne ho visti un sacco anche oggi, ma tutti quanti i sindaci sono persone che quando a luna di notte ti chiamano si mettono a giacamento gli stivali e se ne vanno in giro perché c'è bisogno del sindaco. Ho difficoltà a pensare che questo sia mai successo a un parlamentare. Ecco, è una questione di pensare al servizio dei cittadini. Noi siamo al servizio dei cittadini e della nostra terra ovviamente, a cui apparteniamo. Il fatto di poter dire che noi saremo il sindaco della Regione Liguria vuol dire che pensiamo da sindaco per tutta la Regione Liguria. Se non ci tiriamo sulle mani che lavoriamo non funziona. I cittadini cosa vogliono? Vogliono le parole o vogliono i fatti? Me lo dite voi. Però se vogliono i fatti noi siamo qui per servire i cittadini. Il discorso vedi che alla fine si collega tutto. Sono i cittadini quelli che dobbiamo osservare, non certo i capi dei partiti o altre cose o i signori di Roma.